La mia idea d'impresa riguarda l'attivazione della filiera boscolegno in Valtellina, che racchiude tutti i professionisti della filiera. La mia idea d'impresa si chiama Vello d'Oro, nasce per trovare una soluzione al grande problema che ha la lana oggi in Italia. Soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento. La mia idea di impresa consiste nella rivalorizzazione del Sentiero Italia e nella conseguente offerta di servizi turistici appunto lungo il sentiero. Future is Nature Playground vuole essere una vasta area verde su cui verranno progettate e realizzate attività ludiche, progettate specificamente per un pubblico adulto. La presentazione del mio progetto al pitch ha avuto un impatto molto forte. Presentarlo in maniera seria e completa lo fa risultare veramente non solo un'idea nel cassetto, ma un progetto solido. È stato anche interessante autovalutarsi per capire i progressi fatti nell'arco di questi 2 mesi e mezzo di campus. L'avere una scadenza dopo cui presentare il progetto mette alcuni punti fermi ed è molto importante. Nei prossimi mesi avvierò sul territorio una coprogettazione al fine di rendere ancora più concreto questa mia idea progettuale. Il feedback che mi ha dato la commissione sicuramente sarà molto importante, in quanto ci hanno dato delle indicazioni a un mese prima della consegna del business plan. Il feedback che ho ricevuto è sicuramente importante, come tutte le osservazioni che ho avuto in questi mesi di campus. Sono state tutte utili per far crescere e rendere ancora più concreta l'idea di impresa. Restart Alpe e questo campus mi ha aiutato tantissimo, perché sono arrivata sicuramente ingenua nel creare un'impresa. E avere una schiera di professionisti che comunque ti seguono e ti aiutano è un plus che non si trova sul cammino di tutti i giorni. Ogni realtà presentata è stato un tassello aggiuntivo alla crescita personale e professionale della mia idea d'impresa. Ed è stato anche dal punto di vista umano, personale, un'ottima esperienza, perché ho avuto modo di venire a conoscenza di tanti aspetti attuali e riguardanti la nostra società che spesso vengono trascurati.